Benvenuta a Giordana Giordini in questo nostro spazio che si chiama Coffee Time, davvero il tempo di un caffè, anche se a distanza non lo possiamo prendere, però è come se lo Buongiorno, facessimo. Allora, sono usciti, grazie, Greta, buongiorno a tutti. proprio poche ore fa i dati sull'export aretino diffusi dalla nostra Camera di Arezzo e Siena. Ecco, il dato aretino è positivo, quello sì. Sì. È ancora più positivo quello che riguarda proprio il vostro settore, quindi quello dei gioielli, però è un dato che è molto sotto la media regionale. Era un qualcosa che, diciamo, la Camera ci aveva un po' anticipato nei primi mesi dell'anno e poi si è effettivamente concretizzato. Voi come lo leggete? Ma allora, io in generale le aziende orafe stanno lavorando, quindi il trend è positivo e continua appunto, diciamo, no, dal post pandemia. Abbiamo avuto un 2021 molto buono e continua il trend positivo. Secondo me anche, cioè, le aziende comunque stanno lavorando, stanno investendo, cioè, hanno dei programmi, riescono anche a ritmare gli ordini e quindi diciamo che quando è così, nonostante le preoccupazioni, le problematiche, le indecisioni, no, che viviamo quotidianamente, però diciamo, sono contenta di questi risultati. È chiaro che in generale il problema principale sono l'aumento dei prezzi delle materie prime e quindi comunque le aziende devono sempre avere un attimo no, di guardare un attimino, un'attenzione particolare, però ecco, i dati sono abbastanza buoni, quindi diciamo che il distretto di Arezzo, che ricordo è il primo distretto europeo per aziende, per addetti, ma anche per i chili lavorati, per fatturato, eccetera, sono positivi. Tra l'altro pochi giorni fa abbiamo avuto anche il secondo summit del gioiello qui ad Arezzo, organizzato da IAG, e parlava appunto l'amministratore delegato di Cartier Italia e diceva quanto è importante anche per loro il distretto di Arezzo, che le aziende, oltre a essere chiaramente delle aziende autonome, chi con il proprio brand, chi in maniera unbranded si rivolgono ai vari mercati internazionali, ma sono anche delle grosse risorse per il mondo dei gioielli di alta gamma. Quindi, insomma, questo è importante perché non va letto come il fatto che le aziende sono delle fasoniste per i grandi marchi, ma le aziende hanno le competenze, la tecnologia e la capacità di soddisfare anche i grandi brand e quindi l'altissima gamma. Ok, andiamo un attimo anche un po' più sullo specifico, quindi il dato anche occupazionale. Ragionando appunto sempre con la Camera di Commercio, ci dicevano, in questo caso a livello proprio toscano, che fatto 100 la richiesta di lavoro da parte delle aziende, il 50%, in alcuni casi la moda addirittura l'80%, rimane inevaso. Ecco, è così anche per voi? Fate ancora fatica a trovare personale? Allora, facciamo fatica a trovare personale, sì, e facciamo fatica a trovare personale qualificato. Noi stiamo collaborando molto come Confindustria con le scuole, con l'istituzione in generale e cerchiamo di offrire delle opportunità per formare i giovani, ma più che altro cerchiamo di diffondere la cultura dell'azienda e ci interessa molto comunicare soprattutto alle famiglie dei ragazzi, magari che sono anche nelle scuole medie, che il mondo soprattutto delle aziende orafe è cambiato, cioè che l'azienda orafa non va più vista come magari 10-15 anni fa, che già era diverso il lavoro, ma va vista in un'ottica, diciamo, sono più manageriali, ci sono vari indirizzi, le figure che vengono ricercate, oltre al collaboratore magari base, che può essere un saldatore piuttosto che un galvanico, ma ci sono anche all'interno della richiesta di figure specializzate, dal disegnatore al prototipatore, al venditore, quindi persone che
perché parlino più lingue, ma anche appunto al chimico per controllare i bagni, al social media manager, adesso si cerca questa figura appunto di ragazzi giovani che possano seguire le pagine social delle aziende, ma anche lo shopping online delle aziende. Quindi insomma c'è anche la possibilità di crescere all'interno delle nostre aziende e c'è la possibilità appunto di trovare il, diciamo, il filone che è più che va più con la personalità, insomma, no? Che quindi ogni ragazzo che entra magari ha la fortuna, la capacità di poter crescere nel settore che gli piace di più. Inoltre le aziende, questo ci tengo tantissimo perché secondo me è una cosa che abbiamo raggiunto e è importante, facciamo anche molta formazione ai nostri dipendenti, addirittura ci sono tante aziende che hanno il motivatore, il coach, per cercare di fare più squadra, perché non ci dimentichiamo che le aziende sì, sono gestite da un titolare ovviamente e da un gruppo più manageriale che cerca di mandare avanti l'azienda, ma è l'insieme che conta, è l'insieme di cervelli pensanti che fa sì che l'azienda possa crescere e possa andare avanti e conquistare i mercati e conquistare sempre più spazio nel mondo. Allora, forse non ho finito, Greta, nel senso collaboriamo con le scuole, cerchiamo di anche con i fondi del PNRR delle regioni di creare dei corsi TS che sono corsi post diploma, no, per i ragazzi che escono dalla scuola superiore, e cerchiamo di creare dei corsi con l'università, quindi ecco ci impegniamo tantissimo per dare una formazione ai giovani che vogliono entrare nelle nostre aziende. Allora, il tempo del caffè è quasi passato. È finito. Quindi l'ultima chicca, facci un po' sognare, Giordana, a noi signore, insomma, andiamo incontro al Natale. Qual è la moda di quest'anno? Qual è il regalo preferito, non solo per le signore, ma anche per gli uomini? Insomma, per io sono molto felice di dire che l'oro sta tornando di moda, è tornato di moda, quindi assolutamente l'oro giallo, assolutamente l'oro, oltre che vabbè, i brillanti per le signore, le pietre preziose, i gioielli di alta gamma, ma l'orecchino, il cerchio d'oro giallo, adesso i cuori vanno tantissimo, questi bellissimi cuori grandi, sia usati come pendente ma anche come orecchini, quindi ecco, questo mi fa molto piacere, quando vedo le ragazze giovani che vanno in gioielleria a comprare un oggetto d'oro o d'argento, io veramente sono molto felice, perché comunque noi lavoriamo l'oreficeria, lavoriamo gioielli, ma diciamo che lavoriamo un sogno, che lavoriamo il lusso, lavoriamo anche per la gioia di vedere le persone che si regalano oggetti preziosi. Va bene, ci hai fatto un po' sognare, quindi grazie. Grazie, il caffè è finito. Ne prendiamo un altro, spero, nel 2026, perché io ho un piccolo sogno nel cassetto, quello di realizzare una trasmissione che si chiama Fattore D. Tu immaginerai che... Ah, meraviglia! Fattore D invece è il fattore donna, e quindi spero di poter... L'idea fantastica, spero insomma di ritrovarti allora nel 2023. Intanto ti faccio tanti auguri di buon Natale, buon Natale a tutti e grazie. Grazie anche a tutta la categoria e grazie di tenere duro insomma in questo periodo così, così difficile. Grazie a Giordana. Grazie.